Ciao a tutti, benvenuti. Oggi parliamo di intelligenza artificiale generativa. Siamo con Gigi Beltrame. Ciao. Ciao Gigi, benvenuto. Che era già stato ospite di questo canale YouTube in un video in cui parlavamo di Twitter, che trovate qui. Oggi invece parliamo di intelligenza artificiale, tema del momento, ne parlano tutti. Gigi ha appena scritto un libro che si chiama ChatGPT e la rivoluzione dell'intelligenza artificiale nelle aziende. Dove lo possono trovare? Allora, in questo momento sicuramente su Amazon ed è gratis per Kindle Unlimited. È un instant book, non è un libro completo. Volevo solo raccontare quali sono le opportunità che questo mondo offre, quindi non è che devo farmi la marchetta del libro, mi interessava più che riuscire marchetta, a raccontare, diciamo che esiste, dai, diciamo che esiste, tema di cui parlano tutti, intelligenza artificiale generativa, alcuni addirittura hanno già fatto dei mega proclami. Io comincerei proprio dall'ABC. Che cos'è ChatGPT? ChatGPT è un sistema realizzato da questa azienda che si chiama OpenAI, e lo trovate open.ai. Che cosa fa? Hanno preso dei sistemi, degli algoritmi di machine learning e hanno macinato milioni e milioni di pagine, partendo da ovviamente Wikipedia, ma anche prendendo anche Dante, da altri Dostoevsky, libri e via di seguito. Hanno digitalizzato tutto e hanno iniziato a fare un algoritmo che va a ricostruire il parlato, quindi, o meglio, il testo, e lo va a ricostruire in una maniera estremamente efficace, per cui sembra quasi che sia, non sia una macchina, ma che sia un umano a risponderci. E su questo algoritmo cosa hanno costruito? Hanno costruito una chat, quindi noi facciamo delle domande molto semplicemente e inizia a risponderci attingendo a questi dati, che però, va detto, si fermano ad ottobre-novembre 2021, quindi non sono dati aggiornati, però per dei discorsi generici funziona perfettamente. Ho cercato di spiegarlo nel modo più semplice. Bravissimo, la cosa bella è che è in grado poi di immagazzinare altri dati che io gli posso dare. Io posso dirgli: scrivi come mio figlio, chatta come il mio amico, costruisci un dialogo tra me e Gigi in stile Breaking Bad. Ti posso fare un esempio di funzioni, che così ci capiamo, no? Nel senso che, essendo una macchina intelligente, possiamo dirgli: scrivimi un algoritmo in un linguaggio di programmazione che magari non conosciamo, e lui lo riesce a fare. Ci risponde e ci risolve delle equazioni se siamo in grado di scrivere in maniera testuale. Sappiamo che le equazioni difficilmente riusciamo a mettere in maniera testuale, ma lo riesce a fare. Quindi ha tutta una serie di cose che può realizzare, ma ovviamente può dirci: traducici questo testo in inglese, in spagnolo, in giapponese. Può farci, ultima cosa che però è fondamentale, tutto quanto è stato istruito in lingua inglese, quindi non è stato istruito in lingua italiana, ma comprende qualsiasi lingua. È disponibile anche lingue, in lingua italiana? No, comprende qualsiasi lingua. Lui ragiona in inglese e comunque risponde ad una dialetto scritta. Milanese? I dialetti fa fatica di italiani, però ho un amico scozzese che mi faceva gli esempi di dialetti, quindi parole che fanno parte, insomma, del background scozzese, e li tirava fuori. Quindi in realtà, attingendo veramente a milioni se non miliardi di informazioni, è in grado di fare tutto questo. Quindi, però, ricordiamoci, la base è l'inglese. Risponde in italiano, riesce a farci un questo sommario. Questo vuol dire che performa, come direbbero i giovani, che lavora meglio con l'inglese, ha la prestazione più alta. In inglese funziona meglio, noi non riusciamo a percepire perché lui scrive, ci propone del testo, no, che scorre perché sembra qualcuno che ci scrive. Ok. E quindi noi quel ritardo in cui lui fa questa rielaborazione non ce ne accorgiamo. Però c'è un ritardo, okay. È un ritardo evidente. Volevo dire, questa è la terza versione di ChatGPT, è appena uscito, funziona molto meglio, ne parlano tutti. Facciamo conto che terza edizione è da dicembre ad oggi, quindi diciamo ogni 15 giorni loro inseriscono un miglioramento. Ok. Nell'ultima fase, oltre a vari miglioramenti sull'algoritmo e quindi su cosa risponde, perché qual è il problema? Che noi possiamo chiedere qualsiasi cosa, ma possiamo anche andare oltre l'etica, quindi iniziare a chiedere qualcosa che non è lecito, qualcosa che non è possibile, quindi ci sono tutte queste problematiche che vanno risolte. Come e le faccio stanno a comprare risolte. Armi e lui ti dice dove comprare e può armi. Darci queste risposte, quindi c'è qualcuno che sta lavorando, insomma ci sono delle polemiche, ma non è il caso qui di entrare. No, le polemiche non ci interessano, più o meno abbiamo inquadrato. Però ci sono. Quello che volevo dire era che questa è la terza versione e che migliorerà sempre, quindi più che adesso è bene conoscerlo, è bene sapere lo stato dell'arte,
chissà cosa farà, verrebbe da dire chissà cosa farà in futuro, come abbiamo detto prima, perché dovete sapere che prima di questo video abbiamo girato un live perché non ci faceva mancare nulla. Non possiamo fare previsioni troppo precise, però capire che in futuro può essere una cosa che andrà a impattare senza spaventarci, senza fare rivoluzioni sul mondo del lavoro, questo è lampante. Questo è lampante, ma soprattutto ChatGPT, che cos'è? È lo specchietto per le allodole dell'azienda madre, che è OpenAI. Che cosa fa? Ha una serie di algoritmi di machine learning, di intelligenza artificiale, da cui una parte solo è ChatGPT, e noi potremmo utilizzare, pagando veramente centesimi, se non addirittura millesimi di dollaro per operazione, e possiamo anche inserirci i nostri documenti. Quindi il caso più ovvio è chi fa relazioni finanziarie, quindi prende tantissime informazioni. Gliele fai analizzare tutte quelle fatte fino ad ora, impasto, paghi qualcosina. Le dà in pasto, ma stiamo parlando di centesimi di dollaro, e tu hai l'intelligenza di tutti questi dati a tua disposizione sotto il polpastrello, ce l'hai subito lì. Quindi che cosa aveva fatto l'azienda, tal dettagli nel fatturato, e cosa aveva dichiarato il CEO nel bilancio, io ce l'ho sotto il naso, ma mi scrive già la relazione, e quindi da lì io posso costruirci dei pensieri. La testa nostra deve guidare questo. Beh, però può essere un utilissimo strumento. Possiamo alimentarlo con i nostri documenti, ripeto, centesimi di dollaro, e possiamo avere a disposizione un database infinito di informazioni che ci vengono non solo catalogate, questo c'era già prima, okay, ma ci vengono mostrate e viene scritto un testo, un pretesto, se vogliamo okay dire, un testo di base, con il riassunto di una cosa. Dico, quello del bilancio è facile. Potrebbe esserci invece chi sta facendo delle ricerche sui terremoti, quindi raccoglie tutti i dati di tutti i terremoti con tutte le cronache, capire che pensando cosa è successo. Pensando al mondo del giornalismo, mi veniva in mente, gli do in pasto tutte le dita, tutti i sommarietti fatti fino ad ora, lui mi crea un sommarietto su un nuovo argomento con il medesimo stile. Ma l'ultima cosa è che questo riguarda il testo, la voce, la chat, però è possibile fare la stessa cosa anche con le immagini. Bene. Quindi arriviamo a vabbè, da lì, che è il sistema che è realizzato appunto dalla stessa azienda, sempre OpenAI che realizza questo, e quindi in base a un prompt del testo che noi digitiamo inizia a crearci delle immagini. Sono andati anche oltre, perché questo era... Attenzione, detta così sembra astratta. Io ero in macchina con mio figlio, stavamo ascoltando un podcast che parlava di Dalì, lui ha scaricato l'app, tempo 10 minuti, gli ha detto fammi un Pikachu sulla luna, è uscita una bellissima immagine di Pikachu sulla luna. A questo punto verrebbe da dire, ti ricordi ai nostri tempi il grafico con la copertina che ti faceva quattro proposte di cui tre erano sempre oscene e ci metteva magari un mese, capisci? Tu gli proponi già qualcosa che gli fai fare dall'intelligenza artificiale e poi lui la rielabora e riesce a fare meglio. Detto questo, però, qual è la cosa più sconvolgente di Dall-E? Non è tanto che mi crea un'immagine, ma io gli do in pasto un'immagine, una parte, una sezione, e il sistema è incapace di costruirci il contorno, quindi scelgo la parte destra, inizia a costruirmi di lì in base a quello che gli indico. Ah, poi man mano costruisco. E quindi l'evoluzione, immaginiamo possibilissima in una redazione, è che ho una foto, posso crearci un contorno, poi dopo possiamo decidere se quanto etico, no, ma questo è un altro paio di maniche, ma visivamente io posso creare un artefatto. Adesso stiamo ragionando sulle potenzialità. Non ho bisogno di un software poi per togliere di un altro software di grafica per togliere lo sfondo e mettere qualcosa. Va bene, ti ringrazio, e per ora abbiamo esaminato lo stato dell'arte, magari facciamo un altro video tra un anno e vediamo cosa è successo nel frattempo. Magari anche un po' prima, perché qua possiamo veramente andare ad esplorare tantissimo. Ti ringrazio Gigi, grazie, un saluto, a te. Ciao.